facciamo le domande? Senti, prima di passare alle domande, io dico agli amici di Radio Maria, che ce ne sono tanti, che ho appena pubblicato con Cattagalli un libro che si chiama Martin Lutero, che secondo me mi è venuto bene adesso, non perché l'ho scritto io, ma perché è venuto bene. Cioè è semplice e nello stesso tempo esaustivo, perché da Lutero, che ricordavo segue 15 anni dopo Lutero, ma insomma da Lutero viene questa spaccatura della cristianità drammatica, e poi Lutero è all'origine di tanti modi di pensare che oggi ci portano alla rovina. Insomma, trasmettiamo la catechesi del Santo Padre tratta dalla preghiera domenicale. Della sua persona e della sua morte e risurrezione.
Anche il brano odierno si apre con alcune immagini cosmiche di genere apocalittico. Il sole si scorrerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli verranno sconvolte. Ma questo evento viene relativizzato da ciò che segue. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Il figlio dell'uomo è Gesù stesso, che collega il presente e il futuro. Le antiche parole dei profeti hanno trovato finalmente il centro nella persona del Messia Nazareno, e lui il vero avvenimento che, messo agli sconvolgimenti del mondo, rimane il punto fermo e stabile. A conferma di questa sta un'altra espressione del Vangelo di oggi. Gesù afferma: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. In effetti sappiamo che nella Bibbia la parola di Dio è la origine della creazione. Tutte le creature, a partire da elementi cosmici, sole, luna, firmamento, obbediscono alla parola di Dio, esistono infatti chiamati da essa. Questa potenza creatrice della parola divina si è concentrata in Gesù Cristo, verbo fatto carne, e passa anche attraverso le sue parole umane, che sono il vero firmamento che rende il pensiero il cammino dell'uomo sulla terra. Per questo Gesù non descrive il fine del mondo, e quando usa immagini apocalittiche non si comporta come un leggente. Al contrario, egli vuole sottrarre i suoi discepoli dell'epoca alla curiosità per le date, le previsioni. Vuole invece dare loro una chiave di lettura profonda, essenziale, e soprattutto indicare la via giusta su cui camminare oggi e domani per entrare nella vita eterna. Tutto passa, ci ricorda il Signore, ma la parola di Dio non muta, e di fronte ad essa ciascuno di noi è responsabile del proprio comportamento. In base a questo saremo giudicati. Cari amici, anche nei nostri tempi non mancano calamità naturali e purtroppo nemmeno guerre e violenze. Anche oggi abbiamo bisogno di un fondamento stabile per la nostra vita e la nostra speranza, tanto più a causa del relativismo in cui siamo immersi. La grazia di Maria ci aiuti ad accogliere questo centro nella persona di Cristo e nella sua parola.
Marco, trasmettiamo servizi sociali. Ai microfoni il dottor Ferruccio Arioli. Cari amici ascoltatori, buona giornata da Ferruccio. Da Maria Teresa. Bentornati all'ascolto della nostra rubrica sui servizi sociali con Radio Maria e Patronato Agri. La Regina della Pace, con i suoi messaggi, ci ripete in continuazione la necessità della preghiera. Si avvicina il periodo liturgico dell'Avvento, che sia un'occasione per rispondere con fervore alle sue richieste. Amici ascoltatori, chiediamo all'Ancella del Signore che guardi con misericordia la sua Palestina, ogni giorno bagnata da sangue innocente, e che suo Figlio faccia veramente sorgere su quelle strade che lui ha percorso il suo regno di amore, di giustizia e di pace. Preghiere e solidarietà anche per la popolazione della Maremma e non solo, colpita dal maltempo con le conseguenze di morti e danni per tutto gli onesti, danni causati anche dal tempo. Oggi ritorniamo a parlare di Dio, la nuova tassa che tante polemiche sta suscitando. Noi ne discutiamo, non perché sia chiaro la condividiamo e tanto meno la approviamo, ma solo per informare gli ascoltatori, dando le poche indicazioni che è possibile fare. In questo ritorno con noi iniziamo il diretto di Vati, responsabile dell'ufficio tecnico del mio comune, al quale diamo subito la parola. Buongiorno, torniamo a parlare di IMU dopo la trasmissione che abbiamo fatto questa primavera, dove abbiamo illustrato a grandi linee cos'è questa imposta e quali erano le percentuali, chi erano i soggetti e per chi aveva optato per l'opzione di tre rate e non soltanto, dalla quale poteva avere soltanto il titolare di prima casa, hanno già versato per prima. Adesso abbiamo la scadenza di tre anni di assalto che va a scadere il 17 dicembre. Quindi devono andare a pagare questa terza rata a saldo tutti coloro che hanno versato la prima e eventualmente anche la seconda rata. Ricordiamo quali sono le limite su cosa è, certo su cosa si applica l'IMU. L'IMU si applica su tutti quelli che sono i beni immobiliari, le vendite di case, i terreni, che deve essere versata dai titolari, dei diritti reali, di conseguenza oltre che i proprietari deve essere versata anche dagli usufruttuari.